quello che potremmo fare io e te, senza pensare a niente, senza pensare sempre. Quello che potremmo fare io e te non si può neanche immaginare. Comincia il tempo dei rimpianti? La partita contro l'Empoli, al di là del risultato che poteva essere diverso e più positivo per i biancazzurri, apre il tempo della discussione su ciò che poteva essere e non è stato. Ma prima di entrare nel merito di questa questione, vorrei ribadire il mio giudizio sulla rosa del Pescara. Continuo a pensare ciò che pensavo all'inizio del campionato e dopo il mercato di gennaio, ovvero che l'organico dei biancazzurri è il meno competitivo della Serie A. Dopo aver ribadito il giudizio sulla rosa, mi sento più libero di potermi esprimere sulla conduzione tecnica della squadra. Tre i punti che sottopongo alla vostra attenzione: l'esonero di Massimo Oddo, la capacità di concludere a rete e la tenuta fisica della squadra. Non si può non convenire che l'esonero di Oddo sia stato tardivo e per questa ragione anche inutile. La squadra aveva bisogno di un nuovo allenatore perché quest'ultimo non incideva più sul gruppo, bisognava cambiare prima. Nella gestione Oddo la squadra tirava pochissimo in porta, nelle ultime partite quasi mai. La condizione fisica era insufficiente, basti pensare a Benalì, sostituito quasi sempre per affaticamento, e fare il paragone con il calciatore che è diventato oggi. Corre fino alla fine della partita, mantenendo sempre una grande lucidità. Contro la Juventus e la Roma per continuare la striscia positiva. In 10 giorni il Pescara affronterà la prima e la seconda della classe, un banco di prova molto impegnativo per i biancazzurri, che proveranno ad allungare la serie positiva iniziata dopo la sosta per la nazionale. C'è curiosità per la tenuta fisica della squadra e attesa per capire se il finale di campionato potrà regalare ai tifosi del Pescara qualche soddisfazione. Nel frattempo, però, godiamoci queste due grandi sfide. Subito dopo si comincerà a pianificare seriamente il futuro. Buon calcio a tutti!